Io mi chiamo Mariuccia. Ma tutto quanto mo mi chiamano Civitina. Sono alla macchia. Insegna con frate che fa gli ubriganti. Ma vi voglio raccontare come ci ha già diventato. Quando che calettere tutti sti scausa cane magna sapona e calettere a bascia, fu una cesaglia terribile. Sembrava, pareva che le sapevano che la gente nostra si sarebbe ribellata e accirevano a tutto quanto, bruciavano alla mano, avevano fuoco e poi passavano appresso. E noi ci siamo provati a ribellare. Maghiglia era un esercito, teneva scuppetta, fucile, cannone, la gente nostra che teneva, cacca scuppetta buona per sparargli turdo, e la prova era fatta rendere la casa, eppure lo palo richiuma. Però ci siamo difese buone, e chiuro cacca scausa cane ci era messa la pelle, perché la gente nostra gli piace sì che campa in pace, ma ti rende la cervella la sementa stessa della guerra. E chi va qua a fa la spiega, che a guai gli ha da passare. In mezzo a tutta quella cesaglia, gli peggio, era per noi femmine. Gli scausacani c'erano truenne per fare quello che vi potete immaginare. E non guardavano in faccia a nessuno. Vecchie, giovane, pure la vagliola manca spiegata, tutto quanto gli toglievano l'onore. Sembrava, pareva che gli era stato condannato perché lo facevano talmente tanto spisso. Che eravamo arrivati a credere che ce l'erano ritte, che ci avevano a passare a cogliere tutto lo marere e farci una lestra. Sia come sia, noi ci tenevamo a parare. E Coccoruna era pensato che le spille rapacchiana potevano servire. E infatti le avevamo cominciato a fare un po' più rosse e un po' più lunghe. E forse che scausa cane c'era già rimessa la pelle. Mai a pensare che la teneva a duperare lì. Teneva 15 anni. E quando i vecchi mi dicevano stai dove a corte, a me pareva una pazziella. E invece chi lui orna a tocchetto proprio a me. Eravamo io e Carmela alla forma, a cercare un po' di rane rigne, perché in mezzo a tutta quella cesaglia era diventata difficile pure mangiare e la fame si cominciava a far sentire. Proprio che gli orna, gli oriavolo ci separetta annanza. Due scausacani ci arrivettero le botte annanza e rerevano e parlavano in cianfro che fra loro non le capiva quello che volevano dire. Ma si capiva buono quello che volevano fare però. Io e Carmela ci tettiamo a correre. Carmela andava via e io andata. E chi gli... Quindi fu l'ultimo giorno che io verrete a Carmela. Non lo saccio che fine ha fatto. Io però correva mano a mano la forma, correva senza fermarmi. E a un certo punto verrete la gona a San Michele e mi ci tette rende. Non lo saccio manchi perché mi nascognetto fra gli altarini e il muro. Io lo sapeva che gli francese. Non credono a certe cose, a quelle che creeremmo noi. E la chiesa la tiene come una stalla. Non si contava la gente che era accesa rende la chiesa. Però pensava, chi se non so francese in tutto? E può essere me la saranno sta. E mi sbagliava. Arrivetto sto scausacano, tutto appasamato. Ma vorrei nascosta là e io... Non mi poteva più muovere stretta fra gli altarini e gli umori.
E essa, il tetto in terra, lo zaino, lo fucile. E rareva, e parlava, e ingianfrechiava, e va a capire che caspita se la dice. S'avvicinette. E cominciette a maniare, sentevo solamente che puzzava di raglia, rosurore, le cose, i fucili, non lo sapevo manchi. E cominciette a maniare. E fu allora che mi venette tutta una botta di coraggio, come gli usignali, che quando non è più scampa si è tangoglia gli cacciatori. Chiappette lo spillone e ci li schiaffette rendi lo cannariglia e spegneva e fulleva a così e gli guardava in faccia. Quando vi nome che mora, che gli si accise tu, gli stai accire tu, non te li può scordare, non te li scorda più. Però fulleva con tutte le forze che poteva e continuette a fullare finché non caretta in terra e continuette a fullare. Mi ricordo che ne riusciva manco a ricacciare lo spillone quando gli era infilato rente e teneva tutto il sangue. Il sangue che sciorinava per la mano. Rireva, chiagneva, non si sapeva manco quello che forse era asciuta pazza in tutto. Poi, guardate il ritratto di San Michele. Il ritratto di San Michele mentre inverginava gli uriavoli. E pensiette, ha già fatto pure come ha fatto San Michele. Guardiette a San Michele gli ricette, ha già acciso nomma. Ma tu mi ti era cercato il perdono. Tu mi ti era perdonato perché chi sto era un uriavolo e tu si fatta la stessa cosa quando si invorcinato l'uriavolo. E lui pataterna mi ti era perdonato e tu, San Michele mi c'ha da mettere una buona parola perché tu lo sai come sono io le cose. Poi l'assietto di spillone goppa agli altari e me niente. Era Ghigliurna. Mi chiamano Civitina la Brigantessa.